Vogliono rubare l'energia naturale per riscaldarci. Stanno cambiando le carte per incolpare la legna, ma non è così. Energie rinnovabili in montagna, il fuoco e l'acqua per i residenti. Lo sfruttamento delle biomasse legnose per produrre energia consente di non incrementare la concentrazione di CO2 presente nell'atmosfera. Infatti la CO2 prodotta in seguito alla combustione del legno e, più in generale, delle biomasse vegetali è equivalente per quantità a quella che gli alberi assimilano dall'atmosfera nel corso della loro crescita. La CO2 è un gas completamente innocuo per l'uomo. Ufficio Federale dell'Ambiente, UFAM, Confederazione Svizzera. Riscaldare con la legna significa proteggere il clima e sfruttare risorse rinnovabili disponibili a livello regionale. La legna deve essere utilizzata in modo adeguato dal punto di vista energetico, per il riscaldamento o per la produzione di energia elettrica tramite recupero del calore residuo. Il legno da energia è neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2. Chi riscalda con la legna mantiene il ciclo naturale di CO2. La combustione della legna rilascia infatti la quantità di CO2, anidride carbonica o biossido di carbonio, precedentemente assorbita dagli alberi nel corso della loro crescita. Se il legno venisse lasciato marcire nel bosco, la stessa quantità verrebbe in ogni caso rilasciata nell'atmosfera. L'utilizzo di legna da ardere presenta pertanto un bilancio pari a zero delle emissioni di CO2 e non alimenta l'effetto serra, cambiamenti climatici globali. Al contrario, sostituendo un chilogrammo di olio da riscaldamento con la legna da ardere, si riducono di oltre 3 kg le emissioni di CO2. Zanichelli, volume 1, capitolo 23. La combustione del legno non contribuisce a far aumentare il contenuto di anidride carbonica in atmosfera perché la CO2 emessa nella combustione è compensata dalla quantità sottratta precedentemente all'atmosfera da parte delle piante che hanno prodotto il legno attraverso la fotosintesi clorofilliana. Regione Piemonte. Nozioni, concetti e numeri di base. Dalla combustione dei combustibili fossili è liberato carbonio fossile, considerato essere il principale responsabile dell'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera, mentre la combustione del legno libera carbonio circolante, ovvero carbonio che era stato fissato nel legno attraverso la fotosintesi e che in tempi biologici ritornerà ad essere immagazzinato negli ecosistemi della biosfera. Fonte Hel Riegel. Fondo Forestale Italiano. Dicono che bruciare legna è neutro rispetto alla CO2 atmosferica. Secondo questa tesi, bruciando un albero si libera solo la CO2 che esso aveva in precedenza sottratta all'atmosfera e quindi non se ne aggiunge altra. Questa affermazione è quantitativamente vera. Non è vero però che nella combustione del legno la CO2 emessa è dovuta al solo carbonio naturalmente presente nella biosfera, biogenico, il quale cambierebbe di stato da solido nel legno a CO2 gassosa e viceversa, rimanendo però costante come quantità totale. Se così fosse, si potrebbero bruciare tutti gli alberi che si vuole, perché sarebbe sufficiente ripiantarli affinché il carbonio totale in biosfera non aumenterebbe mai. Purtroppo questa è una semplificazione che sarebbe valida se l'uomo non immettesse CO2 in atmosfera, principalmente come risultato dell'uso dei combustibili fossili. Alfredo Neri. Bruciare legna è ecologicamente sostenibile. Se una delle cause dell'effetto serra è la continua deforestazione del nostro pianeta, è ragionevole pensare che usare legna come combustibile sia insostenibile. In realtà, il riscaldamento a legna non può essere considerato responsabile della deforestazione, che dipende per lo più dall'agricoltura, dalla pastorizia e dalle industrie dell'arredamento. La legna utilizzata per il riscaldamento è quella che proviene dal governo dei boschi, che giova al mantenimento del verde e dal naturale rinnovamento delle piante. L'eccesso di anidride carbonica CO2 responsabile dell'effetto serra deriva dal consumo dei combustibili fossili, carbone e petrolio, dove il carbonio è rimasto immagazzinato per milioni di anni prima di essere liberato in quantità enormi dalla vorace richiesta di energia delle società industrializzate. È un processo a senso unico, irreversibile in tempi brevi.
Stufe e camini a legna inquinano davvero? Come faccio a scaldarmi ora che hanno vietato l'uso della legna? È vero che la legna inquina e se la utilizzo per riscaldare la mia casa verrò multato? La legna è finita, non ci sono più boschi e bisogna comprarla dall'estero ad un costo più elevato. Questi sono solo alcuni dei quesiti o delle affermazioni più comuni che ci capita di sentire per quanto riguarda il riscaldamento a legna. Innanzitutto cerchiamo di chiarire quando la combustione della legna è inquinante e quando no. Bruciare la legna comporta il rilascio in atmosfera di anidride carbonica in combusti inquinanti? Non sempre, in quanto dipende dalle modalità con le quali viene svolta tale azione. L'evoluzione tecnologica avuta negli ultimi anni, infatti, ha reso possibile l'introduzione sul mercato di apparecchi dalle elevate performance e soprattutto rispettosi dell'ambiente, di stufe e camini a legna dunque in grado di ridurre fino al 90% gli incombusti rilasciati in atmosfera, garantendo un impatto nullo sull'effetto serra. Il nostro paese ha grandissime potenzialità e tra queste anche la disponibilità di boschi. Dal 1936 ad oggi, come spiega Ferdinando Cotugno nel suo libro Italia Wood, in Italia sono quasi raddoppiati, tanto che circa un terzo del nostro territorio è coperto da alberi. La questione riguarda semmai la loro gestione e manutenzione. Ecco perché un uso consapevole della legna è una responsabilità sia sociale che ambientale. È vero che stufe e camini a legna sono vietati? Proprio per limitare l'uso di apparecchi a legna obsoleti e incentivarne la sostituzione con quelli tecnologicamente più avanzati, alcune regioni hanno deciso di adottare delle limitazioni all'installazione e utilizzo dei prodotti a legna meno performanti. In Italia, il decreto ministeriale 186 del 7 novembre 2017 prevede una classificazione ambientale di stufe e camini da 1 a 5 stelle in base alla maggior qualità ambientale di dispositivi. Già da gennaio del 2020, in regioni quali Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, è stato introdotto l'obbligo di installazione di nuovi apparecchi che abbiano dalle 4 stelle in su e non è da escludere che tali disposizioni possano essere presto introdotte anche da altre parti del nostro paese. Per favorire questa transizione il governo italiano ha messo a disposizione diverse forme di sostegno per inserti o stufe a legna di ultima generazione, tra le quali il conto termico, contributo diretto che copre fino al 65% delle spese sostenute. A maggior ragione dunque stufe e camini a legna non sono vietati, dato che i dispositivi moderni sono incentivati dal governo stesso e dai regolamenti regionali. Vogliono rubare l'energia naturale per riscaldarci con normative che vanno contro natura. Diffondete questo video a tutte le anime consapevoli che possano condividere la conoscenza e non la scemenza di uomini che ricevono ordini da entità malefiche.